Allora, ferie d'agosto 1994. Era il 1995 quando abbiamo girato il film. Intanto era un'altra stagione, perché era ottobre, novembre, eccetera. All'inizio faceva un freddo. Quel film l'abbiamo girato stando tutti sull'isola per quasi 2 mesi di seguito. La sera ci si vedeva, si giocava spesso a scopone. Io e Silvio Orlando eravamo in coppia e lui non se ne ricorda, ma siamo rimasti imbattuti. Quello che fu quel film ce ne accorgemmo tutti dopo. Parlava e raccontava quella che è stata la storia dell'Italia nei 30 anni a seguire. Io, Gigio Alberti e Silvio Vannucci abitavamo in una casa, ci chiamavano i Woodstock, e questo la dice lunga sulle nostre attività musicali e non. E la vita privata si interveniva molto, si mischiava molto con il cinema. Io ero qui con mio figlio ed era un po' la mascotte di tutto il set. Mi ricordo che mio figlio fece coming out col gruppo con cui lui usciva di attori, io andavo a dormire, lui no. E poi ricordo va a quelli che non ci sono più. Beh, mi ricordo con tanto affetto Piero Natoli, al quale cucinavo quasi tutte le sere. Penso sempre a Piero Natoli e a Gnò Fantastichini, che per me erano, non so, dei miti troppo divertenti, mi facevano ridere, erano fenomenali. L'aneddoto che ti posso raccontare è che per girare la scena della litigata notturna nella casa dei Molino, la scena cult del film, ci abbiamo messo quasi una settimana. La scena del bagno con la Ferilli, scena per cui sono stato fermato da tutti i benzinai italiani, tutti. Ecco, un set veramente anarchico. Credo che Paolo poi piace abitare un'anarchia, tirare le file in cui tutte poi queste tensioni, anche questi conflitti un po' tra gli attori, lui riusciva con le sue alchimie strane a farle diventare racconto cinematografico, ecco.